Ciao ragazze, allora inizio subito col dire che sentirete dei rumori di sottofondo, forse li state sentendo anche adesso, ed è mia sorella che canta nell'altra stanza. Comunque, ok, perdonate questi capelli che alla fine del video ho fatto la parte finale, non so se lascerò oppure taglierò i pezzi, ma ho litigato un po' con la mia frangetta. Comunque, ho deciso di tirarla su. Ma questo è un make-up che mi ha richiesto Maria Grazia per sua figlia. Un bacio ad entrambe. Ed è un make-up, lei mi ha chiesto un make-up per appunto sua figlia che ha gli occhi verdi. Allora, make-up di occhi verdi, per occhi verdi sul tubo ce ne sono tanti, però tutti quanti sui toni del Borgogna. Io ho voluto cambiare, perché lei mi aveva richiesto anche proprio per lei, proprio per Maria Grazia, non per la figlia, un make-up sui toni del Borgogna. E io, diciamo, devo un po' pensarci, perché ce ne sono proprio tanti, quindi voglio fare una cosa diversa. E quindi mi ha chiesto di fare questo make-up per gli occhi verdi, e io ho deciso di cambiare appunto i colori, e quindi l'ho fatto appunto sui toni dell'arancio, del viola, delle guance pescate che però forse non rendono, come sempre, come al solito, no a buio. Bah, forse sì, non so. E queste labbra sul rosa, rosate, rosa scuro. Ho deciso quindi di fare questo make-up qui, un eyeliner bronzo. Questo è il make-up che propongo. E niente, speriamo che vi piaccia. Seguite il tutorial. Un bacione. Ciao ciao. Questo è il trucco. Spero riusciate a vedere bene i colori. Mi scuso per il caos che si sentirà sicuramente di sottofondo, ma mia sorella sta cantando, quindi lasciamola cantare. Allora, ho già steso il correttore per attenuare un po' le discromie della pelle e come base questa volta utilizzo questa qui. Questo all-over color stick di Elf nella colorazione Spotlight, che è appunto questo bianco perlato, questo qui. Ne prendo un po' e lo metto. Un po' su tutta la palpebra mobile e fissa. Poi metto anche un po' sotto le ciglia inferiori. Prendo come primo colore, prendo in questa palettina qui la Puposca di Pupa, che dovrebbe essere, oddio, si è rotta la faccina. Questa qui, credo. Comunque, questa, beh, comunque di blu mi pare che ce ne sia una sola. E prendo questo colore qui, che è un arancio ramato, un colore molto particolare. E lo prendo con un pennellino del genere. Lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, lasciando libero l'angolo interno. Come secondo colore vado a prendere dalla mia palette che ho fatto depottando gli ombretti della Essence questo colore qui, che è il numero 02 Denzel Night. Vado a prendere a prelevare con questo pennellino qui piccolino e lo vado a mettere nell'angolo interno dell'occhio.
Riprendendo il pennellino con cui avevamo applicato prima, che è ancora diciamo sporco del colore precedente, vado a sfumare diciamo l'incontro tra i due colori. Ora vado a prendere un pennello penna, comunque cicciotto, questo qui, che è questo della Elf, e vado a prendere il viola, che è il numero 19 della Essence di Scodiva. Lo prendo e lo vado a mettere nell'angolo esterno, sfumandolo con l'arancione e nella piega dell'occhio, portandolo leggermente verso l'alto. Lo vado solo a posizionare. Ora prendo questo pennello qui, che è il solito 227 di Zoeva, e sfumo il viola. Con lo stesso pennello riprendo un altro po' di viola e lo vado ad applicare sull'altro viola e a sfumarlo. Ora con un pennellino angolato questo, riprendo il viola e lo porto sotto le ciglia inferiori, quindi unendo la parte, diciamo, esterna dell'occhio con le ciglia inferiori. Con questo pennello qui, che è il 228 di Zoeva, riprendo il mio colore più chiaro e questo dell'angolo interno e lo applico sotto il sopracciglio, sfumando quindi anche i bordi del viola. Ora riprendo il mio pennello con cui ho applicato l'arancione e riapplico un altro po' di arancioni per avere un colore più intenso. E sfumo ancora un po'. Ora prendo il mio pennello, questo per le sopracciglia, il mio duo della Essence, e utilizzo entrambi i colori per riempire le sopracciglia. Ora, come eyeliner, io utilizzo questo eyeliner qui, che in la colorazione non c'è. Ah, sì, c'è scritto qui. Questo qui. Faccio una linea di eyeliner con una piccola codina verso la fine. Come matita all'interno dell'occhio utilizzo un colore molto simile all'eyeliner ed utilizzo questa matita qui della Essence in questa colorazione, che non so se si trova ancora in giro, ma la metto all'interno dell'occhio. Ora applico il mascara ed io utilizzo
questo qui, che mi sta finendo, quindi penso che a breve lo butterò. Lo applico sulle ciglia superiori e sulle ciglia inferiori. Sulle ciglia superiori utilizzo il top coat di Kiko, questo qui. Poi gli occhi sono finiti. Questo è il risultato. Io adesso non utilizzo il fondotinta perché mi devo, sto a casa, mi devo struccare, quindi ho coperto soltanto leggermente qualche rossore, ma niente di che, comunque rende lo stesso. Vediamo se ce la faccio con le luci. Come blush utilizzo questo qui della Catrice che ho comprato, eccolo qui, che ho comprato da poco. Questa colorazione, questi qua, questo è il blush che è in offerta, diciamo, della Catrice, a 1,99 euro, non a 99 centesimi, va bene. Comunque è un color, diciamo, un marroncino pescato. E con questo pennello qui, angolato, che è questo. Si vede un tubo che è questo di Elf. Vado a prendere tutti e due i colori, mischio tutti e due i colori, quello scuro e quello chiaro, e lo applico sulle guance. Come rossetto utilizzo un rossetto di cliché, il numero, non lo so, forse è questo, ce l'ho da tantissimo tempo, infatti è quasi finito. Comunque è un rosa scuro. Comunque applicato sulle labbra è meno scuro, ve lo assicuro. È un rosa scuro, rosa malva, non so. E lo applico appunto sulle labbra. Certo, il rossetto dove lo voglio applicare? Boh, vabbè. Vado a smorzare un po' il colore con una velina. E tampono con le dita per renderlo leggermente più naturale. E questo è il look finito. Volevo farvi vedere i miei capelli, oddio, perdonate la cicogna, ma ieri ho sciolto le treccine, ho fatto le treccine e le ho sciolte. E le dita. Vediamo se riesco a sciogliere anche la frangia.
Io e la mia frangia pazza che è in aria oggi. Perfetto. Dovrò sistemarla perché... Sì, la frangia che però è aperta. Ne vogliamo parlare. Vabbè. No, forse così, dai. Un po' gonfietta. Aspetta, guarda i capelli, ma... Non era prevista questa cosa. Siamo così tra noi, va bene tutto. Oddio mio, già mi stanno venendo i nervi con questa frangetta. Va bene, ok. Io e la mia frangetta pazza vi salutiamo. Questo è il look finito. Apriamo fu il sipario. Ce la farò mai con queste luci, non si sa, comunque. Questo è il trucco, spero che sia piaciuto alla ragazza che me l'ha richiesto, a Maria Grazia se non mi sbaglio, e questo è il look per sua figlia, per gli occhi verdi, e spero di realizzare il tutorial che mi hai chiesto proprio tu, tuo, di Maria Grazia, insomma, un altro trucco, e dovrò, sto ancora pensando perché di make-up che mi ha chiesto lei ce ne sono proprio a miliardi sul tubo, ho già visto. E quindi volevo fare qualcosa di diverso, quindi devo un po' pensarci. Comunque spero che tu non abbia fretta. Spero che questo look sia piaciuto sia a te che a tua figlia. Spero che sia piaciuto anche a tutte voi. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, insomma, vedete un po', vediamo di far crescere questo canale. E mi mando un bacio grande, al prossimo video. Ciao ciao!